Morning, buongiorno, hello. Yes, definitely could do the haircut. sì, forse questa settimana vado pure dal barbiere, va un po'. Vediamo. Spero, come state? How are you, everybody? Spero tutto bene. Hope you're feeling good. Questa sessione stamattina dedichiamo alla. Torniamo un po' più a questo concetto di stare fermi nelle posizioni. So we're gonna go and stay a little bit more, find some more stillness in the positions today. E quando troviamo la quiete, l'immobilità nelle posizioni, l'impulso nervosi che manda a continuazione il corpo si acquietano, il cervello inizia a cogliere cose più sottili. So when our bodies actually stay still, all these nervous impulses which go to our brain, they start to calm down, so the activity in the mind starts to be reduced. Noi vogliamo questo, no? Vogliamo che l'attività mentale si placa, no? Si usa sempre questa immagine di un secchio d'acqua o non so, un stagno che è molto agitato, che non si vede il fondo. Quando poi si calma, diventa limpida, si vede in fondo. So we use this example now of a bucket of water or like a pond or something when it's really moving and it's all agitated and then we can't see the bottom of it, but when it sort of calms, then we can see the bottom of the lake. So this is what the idea with our mind, you know, it calms, calming, it's calming. È un po' più complicato di così. It's a little bit more complicated than this, but more or less. Ma più o meno è così. Poi lo yoga ha elaborato questo sistema veramente molto vasto. Affrontare tutte queste diverse afflizioni, no? Dalla mente, Yoga Sutra in particolare. So, yo the whole syst yoga system is very vast and very complicated, especially the yoga system. Yoga Sutra really goes in to see what are all these mental afflictions and how to reduce them, how to eliminate them, I suppose, in the end, and how to live as an integrated being. Come vivere in modo integrato. Vabbè, pratichiamo, eh? Pratichiamo? Certo, pratichiamo. Allora, eccoci. Quindi usiamo il corpo per radicare la mente nel corpo. So we're going to use the mind, the body to root the mind into it. So really feel the feet on the floor. Really, no, the feet are really there. The head is really up high, shoulders they're soft, they're dropping down. Respiriamo un po', take some deep breaths, close the eyes. Come dire, tornare a noi stessi, vicini a noi stessi, coming close to ourselves, inside ourselves, being with ourselves. Respirando, torniamo noi stessi, entriamo in noi stessi, connettiamoci con noi stessi. Tutto il superfluo, l'inutile per il momento, lasciamo proprio cadere via. So anything that's like not relevant in this moment whatsoever, like plans and memories, we just let them drop away. Qualche movimento iniziale, just gonna do a few movements just to start with. So, reaching up to the sky, reaching up to the ceiling, collecting apples from the tree, quindi andando verso le mani, verso il cielo, verso il soffitto,
prendendo mele da un albero. Non solo con le braccia, ma tutto il busto, ok? So not just the hands, but the whole of the chest, trunk. Ecco giù. E già ci sentiamo meglio. Already we're much more in the body. Girare la testa a destra e a sinistra, avanti e dietro. Brahma Mudra, questo si chiama. So we're gonna do our heads left and right and up and down. This is Brahma Mudra. So we're activating the four directions. Espiro giù, I breathe out down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. E sempre inspiro verso il centro, espiro da una parte. Adesso la faccio un po' veloce per far vedere, ma la facciamo il più lento possibile. I was doing it a bit quickly just to show us, but let's do this movement really slowly. We're going to do it for a few minutes today. Lo facciamo per alcuni minuti quest'oggi. La facciamo molto lento, occhi chiusi. So breathing out when we move to the sides. Espirare quando andiamo di lato o su e giù. Fermiamoci, coming to stillness, manteniamo gli occhi chiusi, sentire gli effetti, so keeping your eyes closed, you're just gonna feel the effects. Already just working on the neck. In this connection, our breathing starts to get deeper. Già lavorando così sul collo, sulla lentezza, il respiro inizia a fare spazio e ampliare. Allora facciamo Parvatasana, la posizione della montagna. So
So we're gonna do the mountain pose part of the Tatana. So we become mountains. So our legs are rock, and this is rock, and this is like the peak of Everest. Diventiamo delle montagne. Questa è la base delle montagne, le gambe, sentiamoli forti. E questa poi è la cima, no, dell'Everest. Quindi è così, inspirare su. Trattenere il respiro, hold your breath here. And breathe out, espirare. Ancora, again. Trattenere, holding our breath. Espirare. Ancora. Trattenere. Espirare. Sentire gli effetti, l'immobilità, so listening to the effects, feeling the stillness in the body. Aprire le gambe un po', open the legs a bit wider. This. Whoa. Some sort of new tree is making pollen today. C'è un albero che sta facendo del polline oggi, forse le olive, non lo so. Perhaps the olive trees, I don't know. Anyway. Breathing. Respirare. Sentire l'immobilità, so feeling the stillness in the body. Keeping the eyes still as well. Non ci muoviamo gli occhi in continuazione, teniamoli fermi. So keeping our eyes still, don't move them about all over the shop. Tornare piano piano, very slowly coming back. Cioè il ritorno è lascio che ritorna. Non devo tirarmi su. Ok? So when I come back, I just allow the body to come back. I don't just come up like this. Ok? So the other side. Respirare, sentirlo su tutto il fianco. So breathing, really feel the breath along the whole of our side. Tornare, soffiare il naso, bloody nose. Ok, ora così, il movimento, so we're moving now, so we breathe in up and breathe out to one side, thinking about the belly, pensiamo alla pancia che tocca le cosce. That's going, the belly that touches the thighs. So breathe in up, inspiro su, espiro giù.
avanti e dietro, in the middle, up and down, breathe in up, breathe out down. Ok, coming to stillness, sentite gli effetti. Sì, è un torsione semplice, like a very gentle twisting. The head completes the twist, la testa completa la torsione guardando indietro. Tornare, slowly coming back, sentire gli effetti prima di andare dall'altra parte, so you're gonna listen to the effects before we do it on the other side. And very slowly on the other side, piano piano dall'altro lato. Piano tornare, sentire gli effetti, slowly coming back, feeling the effects. Chiudiamo gli occhi, le gambe. Close the legs, holding on to the right wrist, prendere il polso destra dietro, mettetevi comodi, non troppo avanti, non troppo dietro, e giù. So make yourself comfortable and then we're just gonna go down. Relax the head, rilassate la testa, tutto.
molto delicatamente, very carefully and calmly. You come back up again. Apri le gambe un po', sentire gli effetti. So, listening to the effects a moment. Profondo con le braccia. Ancora. Sideways, la faccio di lato così si vede meglio. Espiro dietro. Inspiro. Le mani fate come sono comodi, o giratevi così. The hands and arms, do as you like, eh? But it could be that palms down here and then they're coming to palms up here. So here we're curving the back. E manteniamo lo sguardo orizzontale. So keep our gaze quite horizontal. E fermiamoci. Sto coming to stop. Sentire gli effetti. Tra un po' rialziamoci in piedi. So, in a little while we're gonna get up, stand up again. Così. E un piccolo piegamento indietro, it's like a very slight back bend like this. Coming down with the belly, porta la pancia giù. E leggermente questa apri questa, so bringing this up. Ehi, cucù. Piano piano mettiamo le mani sulle ginocchia, so we're gonna put hands on the knees and just slightly arch a little bit more the back. Inarchiamo ancora un pochettino la schiena. Sempre rispettando il corpo, sempre ascoltandoci, so always respecting the body and feeling the body. There you guys again. Piano, tornare però tipo così. Ah, profonda.
ancora. Ancora. Piedi. Facciamo, anzi, scuotiamo un po' le gambe, shake the legs a tiny bit first. E facciamo un giro della sedia. We're gonna just have a walk around the chair. Change. Ok. Facciamo l'albero. Tree pose. So if we need, just tips our fingers here. Abbiamo bisogno di polpastrelle così, o se no così. Cambio. E tornare. Le gambe possono essere leggermente piegate, se volete. Legs can be slightly bent if you like. Feeling the connection with the hands and the feet, sentire la connessione con le mani, con i piedi, con qui. Stendiamo la gamba dietro, lengthening a leg behind us, and that's it, lifting up, e alziamoci.
giù. L'altro lato. The other side. Giù in piedi un secondo, standing up a second. Profonda. Intanto abbiamo bisogno di cambiare il ritmo, se non ci addormentiamo un po'. Every now and again we have to change the rhythm, otherwise we sort of start getting into sort of like a sleep mode. Vogliamo allentare ma non dormire. We want to slow down but not like fall asleep, like mentally become cloudy. Allora, caviglia apposta. Ok, piano giù. Cambio. So if it's easy for you, lift up really high. Se è facile per voi, alzare molto. Se no, anche giù così va bene. If not, even like down is good. Even like this is good. Sentite però che apre un po' il petto. Feel that the chest is opening a little bit. And also here, thigh, la coscia si allunga. Piano giù. Ancora qua. L'altro lato. Aria fonda. Momento in piedi, rilassamento, momento in piedi, so we're gonna relax in standing up a moment. If you feel more safe, se sentiamo più sicuri, mettiamo la mano sulla sedia. If not, on the sides. Se no, così, come volete. L'importante è che sentiamo il peso che va giù. Lo scheletro su, tutti i muscoli giù. So the important thing is we feel that our weight goes down, our skeleton rises, but our muscles go down.
Bene, very slowly, sit down, piano piano ci torniamo seduti. Questa mudra dell'altra volta che ti diamo, can do this mudra from the other time, that we pull. Anzi, l'altra volta forse abbiamo fatto un respiro, questa volta tiriamo e basta. So this time, I don't know, remember how we did last time, but this time we're just going to keep breathing and pulling at the same time. Ok, change. Then pushing the hands together, premiamo le mani insieme con le mani al petto. Pushing the hands together with the hands on the sternum. Profonda. Edge. So down, relaxing. Piano su, troviamo una posizione comoda sulla sedia, non troppo che ci poggiamo leggermente volendo. So let's find a comfortable position on the chair. We can sort of rest a little bit back on the back, but not too much, not curving, you know, straight. Chiudiamo gli occhi. Sentire gli effetti, closing your eyes, feeling the effects of the whole practice. Ciao! Piano piano risentire il corpo, so very slowly feeling the body again, opening the eyes. Just gonna do three OMs in our heart center, opening. Facciamo tre OM nel nostro centro del cuore, aprendoci.
So Let's just start to take things really easy and moving slowly again. Quindi iniziamo a muoverci piano piano, riattivandoci con calma, no? Abbiamo, almeno in Italia, abbiamo una nuova libertà che inizia oggi. Sentire quello che è giusto. So, I was saying in Italy we have like a new freedom today, you know? Phase three. So let's try and really go by how we feel. Bene, sono molto contento. Continuiamo queste lezioni. Abbiamo fatto veramente tutta questa quarantena insieme. So we've done this whole quarantine together, no? But we will continue with these lessons. Let's see. So, have an amazing day, passate una giornata meravigliosa. Sentiamoci. Grazie, buona giornata. So, bye. Bye.